Cerimonia di benvenuto questa mattina per i nuovi borsisti alla SIS di Trieste con la Lectio Magistralis sul calcolo numerico dell'entropia granulare di Dan Frenkel. Ma si è parlato anche della diffidenza nei confronti dei vaccini. Il servizio di Nada Choc. Più che di fuga di cervelli, il direttore della SIS, Stefano Rufo, durante il Welcome Day che dà il benvenuto ai 60 nuovi borsisti, preferisce parlare di flusso di cervelli, perché non considera un problema se i ricercatori italiani vanno all'estero, finché l'Italia è capace di attrarre ricercatori stranieri bravi e la SIS è in grado di farlo. La SIS ha i numeri, nel senso che è un'istituzione piccola, siamo circa 70 in questo momento principal investigator, ognuno di noi ha una sua linea di ricerca autonoma. Abbiamo la possibilità di attrarre persone anche dall'estero, ricercatori dall'estero, dando anche un po', come si dice, di startup money, cioè di finanziamento per la loro ricerca. Con il premio basso gli verrà finanziata la ricerca di due ricercatori dell'Università di Trento sulle ricercatrici di fede islamica in Italia ed eventuali discriminazioni nei loro confronti. Ha analizzato la diffidenza nei confronti dei vaccini nella regione Veneto, la migliore tesi del master di comunicazione scientifica. Sicuramente ci troviamo di fronte a dei genitori che oggigiorno cercano delle informazioni in maniera anche autonoma, quindi anche in rete, in particolare fino a un certo periodo, possiamo collocare intorno al 2013, si è visto che in rete si trovavano con più facilità i siti a sfavore delle vaccinazioni. Era proprio su questo che poi le istituzioni, in particolare parliamo della Regione Veneto, sono andate ad agire cercando di essere più presenti in rete, dal momento che è uno strumento imprescindibile su cui moltissime persone vanno a informarsi.